Canto 7. Dopo l'abbraccio e dopo che le accoglienze in cui si rivelava dignità di sentimenti e letizia furono ripetute più volte, Sordello si tirò indietro e disse: Ma voi chi siete? Prima ancora che le anime dei giusti, destinate alla salvezza, fossero indirizzate al purgatorio, cioè prima della venuta di Cristo, quando il purgatorio non esisteva e le anime dei giusti andavano solo nel limbo, le mie ossa furono sepolte da Ottaviano. Io sono Virgilio e persi il cielo, non per altra colpa che quella di non aver avuto il tempo di avere la fede. Così rispose allora il mio duca, come colui che vedendo inaspettatamente davanti a sé una cosa che desta la sua meraviglia e rimane incerto se crederla o non crederla, pensando ella è o non è. Così apparve Sordello. Poi abbassò gli occhi e umilmente si riavvicinò a Virgilio, e mentre prima lo aveva abbracciato al suo pari come concittadino, ora lo abbracciava nelle ginocchia, dimostrando il suo grande rispetto. Oh gloria della stirpe latina italiana, per le cui opere la lingua nostra dimostrò tutta la sua capacità espressiva. Oh vanto immortale di Mantova, mia patria, per il quale merito mio, oh grazia divina, mi è stato ora concesso l'onore di vederti. Se io son degno che tu parli di te con me, allora dimmi se vieni dall'inferno o da quale cerchio di esso. Dopo aver attraversato tutti i cerchi dell'inferno, sono giunto qui nel purgatorio. Mi mosse una potenza del cielo e con il suo aiuto sono giunto fin qua. Non per aver commesso qualche colpa, bensì per non aver adorato Dio per la mancanza di grazia. Io non ho potuto vedere Dio stesso che solo dopo la morte. Troppo tardi, quando ero già nel limbo, fu da me conosciuto. Il limbo, quel luogo laggiù che non è rattristato dai tormenti e martirio, ma è senza grazia divina e dove i lamenti non suonano come dolore, ma come malinconia. In quel luogo io sto insieme, oltre che alle anime dei fanciulli morti prima ancora che fossero liberati dal peccato originale, a coloro che non poterono vestirsi delle tre virtù teologali: fede, speranza e carità proprie dei cristiani. Eppure essi praticarono e senza alcun difetto tutte le altre virtù naturali, morali o cardinali, e cioè prudenza, giustizia, fortezza, temperanza, e le virtù intellettuali, cioè intelligenza, scienza e sapienza. Ma ora, se tu conosci e ti è consentito indicarci la via, dacci qualche indicazione affinché più presto si possa giungere là dove il purgatorio ha il vero e proprio principio. A noi di questa zona, anime dell'antipurgatorio, non è assegnato alcun luogo fisso, determinato. Mi è possibile pertanto andare sopra e dintorno, e per quanto io possa andare, ti farò da guida. Ma guarda com'è già tardi. Salire di notte non si può, perciò ora è opportuno cercare un luogo di piacevole soggiorno per trascorrere la notte. Qua sulla destra si trovano anime appartate. Sono anime di principi, di re, rappresentanti dell'Europa, che si pentirono tardi perché troppo distratti dalle cure dei loro uffici terreni. Se me lo acconsenti, ti condurrò da loro e vedrai che esse ti saranno note, e non senza tua gioia e soddisfazione. Come sarebbe? Chi volesse salire di notte sarebbe impedito proprio da qualcuno, oppure non salirebbe perché non avrebbe la possibilità di salire? Allora il buon Sordello fece un segno, fregando il dito per terra e dicendo: Vedi? Non potreste varcare neppure questa sola riga dopo il tramonto del sole, e per nessun'altra causa, tranne che per le tenebre stesse, le quali darebbero impedimento a salire. Le tenebre impacciano, impediscono la volontà, togliendo proprio la possibilità di salire.
Con le tenebre si potrebbe facilmente tornare in giù o comunque girare intorno al monte, cioè rimanere nel medesimo stato di purificazione finché, appunto, l'orizzonte tiene chiuso sotto di sé il sole che porta la luce. Allora il mio signore, quasi meravigliato e felice, conducici dunque là dove dici che riposando durante la notte si può avere diletto. Ci eravamo allontanati poco di lì, quando io mi accorsi che il monte era incavato come i valloni incavano i fianchi dei monti qui sulla terra, cioè si formava come una specie di nicchia, di cavità a mezza costa. Là andremo, dove la parete forma una specie di avvallamento, ed attenderemo là il nuovo giorno. C'era un sentiero che attraversava obliquamente la costa un po' in salita ed un po' pianeggiante, che ci condusse al fianco dell'avvallamento scosceso. Giungemmo nel punto in cui l'altezza del bordo, rispetto al fondo dell'avvallamento, era meno della metà dell'altezza dello stesso bordo rispetto alla parte superiore della valle. Sarebbero bastati quindi 3 passi per scendere da questo bordo nel fondo della valletta. Oro ed argento puro, rosso e bianco puro, azzurro cupo, il colore lucente e chiaro del legno indiano, il verde fresco dello smeraldo appena spezzato. Ciascuno di questi stupendi colori, se fosse stato collocato dentro quella valletta, sarebbe stato sbiadito e vinto rispetto allo splendore dei colori di quell'erba e di quei fiori, come ogni cosa minore vinta da quella che ad essa è maggiore. Inoltre in questo luogo la natura non aveva soltanto dipinto colori nelle erbe e nei fiori, ma aveva sparsa una fragranza insolita ed indistinguibile derivante dalla soavità degli infiniti odori che emanavano quei fiori e quelle piante. Da lì, dall'orlo della valletta, vidi delle anime che cantavano «Salve Regina», stando però sedute, e che a causa dell'avvallamento non potevano apparire dal di fuori della valletta stessa. «Prima che il poco sole che rimane tramonti», disse Sordello, che ci aveva condotti fin lì, «non chiedetemi che vi porti in mezzo a loro. Infatti, da questo punto un po' a distanza, potrete conoscere i volti e gli atteggiamenti di tutti quanti principi che furono negligenti, meglio che stando giù nella bassura del fondo della valle, accolti e mischiati fra di essi. Quello che siede più in alto di tutti e che ha l'aspetto di chi è tormentato dal rimorso per non aver fatto ciò che doveva, e cioè di avere trascurato l'Italia e che non partecipa al coro con gli altri, è Rodolfo d'Asburgo, imperatore di Germania. Costui avrebbe potuto risanare l'Italia dalle piaghe dell'anarchia, in modo da non lasciare ad altri, quando ormai era troppo tardi, questo compito. L'altro, che visibilmente mostra di consolarlo, governò la Boemia, e cioè la terra dove nascono le acque che il fiume Moldavia porta nel fiume Elba, e l'Elba porta al mare. Si chiamava Ottacaro II, re di Boemia, che fu peraltro acerrimo nemico di Rodolfo d'Asburgo, il quale ora, appunto, proprio da lui, dimenticati tutti gli odi terreni, è consolato. Esso, sin da bambino, fu molto più valente che non il figlio Venceslao II, che ora è già uomo maturo, che l'ozio e la lussuria stanno nutrendo. E quel tipo, con il nasetto piccolo, Filippo III, re di Francia, che appare impegnato in colloquio con un suo pari, Enrico il Grasso di Navarra, dall'aspetto così pingue, morì mentre fuggiva dall'Aragona. Là Filippo III aveva invano combattuto contro Pietro III, disonorando così le insegne reali di Francia. E guardate là come ora si pente battendosi il petto. Ed osservate l'altro re, Enrico il Grasso di Navarra, che sospirando posa la guancia distesa sulla palma della mano. Dunque Filippo III ed Enrico il Grasso di Navarra sono rispettivamente l'uno padre e l'altro suocero di Filippo il Bello, rovina della Francia. Loro conoscono la sua vita piena di vizi e sozza di peccati, e da questa consapevolezza deriva il loro dolore, che così li trafigge. Colui che appare così robusto di membra, che canta l'unisono insieme con l'altro dal gran naso,
fu cavaliere dotato di ogni virtù. E se dopo lui fosse divenuto re quel giovinetto che siede dietro di lui, l'ultimo Pietro, morto giovanissimo, si sarebbe ben trasmessa la virtù di padre in figlio, la qual cosa non può dirsi purtroppo per gli altri eredi. Infatti il secondo genito Giacomo II, re di Sicilia, che poi successe al fratello Alfonso come re d'Aragona, ed il terzo genito Federico II, anch'esso re di Sicilia, sebbene questi ultimi due siano divenuti entrambi re, nessuno di loro, che pur si sono divisi il regno del padre, possiede il meglio della virtù paterna. Raramente il valore dei padri si trasmette attraverso i discendenti, e questo è voluto proprio da Dio, che concede le virtù affinché si invochino da Lui e si riconoscano come derivate solo da Lui e non ottenute in eredità. Le mie parole si riferiscono anche a Carlo I d'Angiò, il Nasuto, non meno che a Pietro III d'Aragona, che canta all'unisono con lui, per la cui degenerazione Puglia e Provenza, ereditate da Carlo II d'Angiò, lo zoppo, hanno già a dolersi. Infatti, Carlo II d'Angiò è tanto inferiore al seme da cui è nato, cioè al padre Carlo I, che la figlia di Manfredi, Costanza, ha maggior diritto di vantarsi ancora del proprio marito Pietro III d'Aragona, più di quanto ne abbiano Beatrice di Provenza e Margherita di Borgogna, che furono entrambe mogli di Carlo I. Cioè Carlo II d'Angiò è tanto inferiore rispetto al padre Carlo I d'Angiò, quanto del resto questi è inferiore a Pietro III d'Aragona. Vedete poi il re Arrigo d'Inghilterra, di spirito semplice, sedere lì, solitario. Costui ha frutti migliori nei suoi discendenti, e mi riferisco a Edoardo I, quello che sta seduto a terra più in basso, con lo sguardo rivolto verso il re, dei quali avrebbe in vita desiderato far parte, e Guglielmo VII. Quello che sta seduto a terra più in basso, con lo sguardo rivolto verso il re, dei quali avrebbe in vita desiderato far parte, è Guglielmo VII, marchese di Monferrato e vicario imperiale, che assediò e combatté le città guelfe. Quindi, essendo stato fatto prigioniero proprio durante l'assedio di Alessandria, fu ucciso. Allora suo figlio Giovanni I volle, ma invano, vendicarsi della città di Alessandria e le mosse guerra. Ma la città, appunto, reagì, ed a sua volta questa città fece guerra ai discendenti di Guglielmo VII, con gravi conseguenze e sconvolgimenti per tutto il territorio del Monferrato e del Canadese.